Eccoci qui, ben rientrati a Dentro la Notizia. Adesso abbiamo come ospite il medico di famiglia, è tornato a trovarci, il dottor Elso Castelli, eccolo qui. Buonasera, Buonasera. buonasera, ben tornato anche fisicamente in questi studi dopo questi mesi purtroppo dedicati all'emergenza coronavirus, di cui parleremo anche questa sera dell'emergenza Covid-19. Che mesi sono stati intanto per lei? Lei in prima linea in quanto medico di base, quindi medico di famiglia. Mesi molto difficili, abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare in maniera completamente diversa. Il medico abituato a sentire l'odore del paziente in questo periodo è stato costretto a stare a distanza. Sì, anche noi siamo stati costretti a stare a distanza appunto dai nostri medici di famiglia, ma all'inizio è stata, diciamo, un po' dura all'inizio proprio di questa emergenza. Voi siete stati, diciamo, proprio all'inizio lasciati un po' soli. Ma il medico di famiglia fondamentalmente è solo nel suo ambulatorio. Una cosa da dire soprattutto ai nuovi medici e a quelli giovani, in realtà sei solo nel tuo ambulatorio con i tuoi pazienti, con la persona che ha problemi e in quel momento devi decidere e non è semplice perché ha a che fare con la vita dei pazienti. Nessuno di noi pensa di salvare la vita ai pazienti, alle persone, queste Certo. cose, nessuno, noi accompagniamo le persone per un periodo della vita e cerchiamo di aiutarle e lavoriamo insieme. Però in quei primi È stata dura momenti è stata perché dura perché poi i pazienti arrivavano. sì, i pazienti arrivavano, la gente aveva Prima paura. che uscissero proprio le linee guida Sì, specifiche dell'11 inizialmente marzo. non avevamo presidi, avevamo pochi presidi, era difficile approvvigionarsi, non eravamo a corrente del reale pericolo, della reale portata. Diciamo tutti in buona fede, fondamentalmente non lo sapeva nessuno e quindi si andava avanti. Al nord purtroppo hanno avuto problemi enormi, molti colleghi sono morti perché erano in campo, sul campo al lavoro, quindi senza i presidi necessari. Sono Tanti, morti infatti anche dei medici di famiglia. tanti, tanti ed è stato un dolore enorme. Medici, infermieri, sono morti in tanti. Ecco, anche perché l'inizio, vorrei anche avere un suo parere nel merito, è stata un po' forse sottovalutata questa epidemia che poi è diventata man mano pandemia, man mano che si è allargata per il globo. È stata un po' sottovalutata, qualcuno poi insomma all'inizio l'ha definita un'influenza, poco più di un'influenza, sentivamo anche medici e virologi che si alternavano con queste informazioni. Le informazioni c'erano poche, le prime che sono arrivate non erano allarmistiche, si parlava di influenza, ma un'influenza sicuramente diversa, l'impegno dell'apparato respiratorio, i microembolismi, è stato da un punto di vista clinico veramente importante perché io in tanti anni di carriera non avevo mai visto un paziente giovane con problemi respiratori reali, con una Ecco, desaturazione, quindi quindi con una ha potuto compromissione. Sì, toccare con mano sì. la situazione. Quindi lei dall'inizio pensava che fosse una semplice influenza? Prima che arrivassero i casi si pensava influenza. Ero in allarme, non di per sé perché ero in allarme, perché un'influenza che colpisce indiscriminatamente una popolazione non vaccinata, lei sa che io sempre ho visto con un enorme favore la vaccinazione per l'influenza, è sempre proprio. Fondamentalmente voi curate anche le influenze durante Certo, noi curiamo l'anno. l'influenza, noi la curiamo soprattutto col primo presidio che è la vaccinazione e dopodiché si curano le persone. Tutta la popolazione anziana vaccinata per l'influenza si è trovata esposta a un virus senza armi e persone che grazie al vaccino per l'influenza hanno portato avanti la loro vita si sono trovate improvvisamente esposte. Ecco perché la moria di persone anziane, persone vaccinate con patologie che sono state salvate negli anni, accompagnate nella loro vita, improvvisamente esposte e quindi vi è un virus molto più aggressivo con compromissione respiratoria importante e a quel punto la mortalità è stata elevatissima. Un virus che attacca appunto le vie respiratorie, Sì, come ha le vie detto, ma respiratorie non solo, anche il cuore, abbiamo anche il letto cuore, anche sì, un po' diversi. tutto, compromettendo il microcircolo, infatti c'è stato il passo avanti delle eparine, quindi a basso peso molecolare per evitare gli embolismi, però adesso a parte l'attacchimento del virus a livello dell'albero respiratorio, che ormai è un dato comune, poi è evidente che il paziente che ha già patologie, già vive un equilibrio precario, parliamo degli oncologici, di tutte queste persone, è evidente che loro hanno un impatto distruttivo. Dopodiché, ammalarsi di coronavirus significa anche essere completamente isolati dalla
da tutto e da tutti. Cioè, il personale che ti avvicina bardato, tu non vedi la persona. Spesso sulle divise, noi abbiamo visto sugli scafandri, su queste strutture che portano, su queste Assolutamente. tute, con questi camici, trovavi qualcuno che aveva scritto su un Certo. cerotto il nome della persona per far riconoscere il nome, perché anche tra un operatore e l'altro neanche ci si potrebbe riconoscere. Quindi un paziente ammalato, completamente isolato, a se stesso, spesso intubato, quindi chi era cosciente, quindi è veramente, veramente una situazione, critica, critica. Anche perché le strutture ospedaliere non erano pronte. Quindi Abbiamo parlare del visto dopo, anche a Teramo purtroppo che sì, l'ospedalità aveva qualche problema, l'ho l'ha avuto avuto, perché si può, all'inizio sì, forse c'è stata ma anche lì, ma basta poco. C'è una struttura, qualcosa che non ha sì, funzionato a livello organizzativo. ma a livello organizzativo, soprattutto cosa succede? Che noi abbiamo una struttura ospedaliera in cui non dico una cosa non nota, se pensi che il paziente sta mangiando e arrivano le visite. Noi avevamo una struttura, io ricordo da bambino, in ospedale si prendeva il numero, si saliva per quello che si doveva andare a fare, si prendeva il dischetto sotto dall'usciere, si aveva un accesso nei reparti ospedalieri soltanto per necessità. Il medico di famiglia entrava dappertutto, guardava le cartelle, aveva l'accesso e era anche facilitato. Oggi come oggi ci troviamo in camerate ampie, spesso con accesso, prima si trovava con persone che accedevano in maniera indiscriminata. Una struttura ospedaliera da riorganizzare che porta dietro Quindi troppi tali. accessi C'era, anche. sì, accessi spesso anche troppi accessi. Dopodiché basta una persona, anche senza la febbre, anche non sintomatico, che accede a una struttura, che dopodiché il contagio è immediato. Cioè, praticamente con un virus che attecchisce in questo modo, il contagio è estremamente facile. E quindi si poteva fare meglio. Sì, si poteva fare meglio, ma si poteva fare anche molto peggio. Nessuno nasconde la realtà dei fatti, ci sono stati dei contagiati all'interno dell'ospedale, sì, si parla dell'ospedale che è stato un focolaio, sì, Sì, poi sono però state è circoscritte stato queste aree. circoscritto nel momento in cui si è capito, è stato circoscritto. E certamente nessuno nasconde che un paziente, magari io ho avuto il caso di un paziente oncologico che ha preso il Covid, non è che uno vuole andare a dire adesso sicuramente avrà accelerato anche il decorso della sua vita. Qual è stato il distruttivo? Era un paziente purtroppo segnato perché la patologia che aveva era veramente distruttiva. Il logorio maggiore è stato quello dei familiari che, non, oltre ad essersi contaminati, non Certo. l'hanno potuto assistere. Quindi è una persona che ha abbandonato questa vita da solo ed è veramente brutto. Bisogna ringraziare il personale, gli infermieri, i medici che l'hanno accudito negli ultimi tempi, che hanno fatto sì che con un telefono, un collegamento con i familiari, hanno fatto vedere ai familiari, l'hanno fatto con un numero, pescando il numero, hanno chiamato, hanno fatto rivedere questa persona ai familiari prima che arrivasse il momento del trapasso e il personale ha ovviato a quello che non è certo, non era colpa loro. Una volta che hai preso il Covid ti sei destinato all'isolamento. Questa è la cosa, è destinata a stare da solo, purtroppo è così, altrimenti è difficilissimo il contatto. Sono situazioni veramente, da un punto di vista umano, veramente Certo, perché brutte. noi siamo abituati purtroppo tutti i giorni a trattare coi numeri, Sì, diventano anche le sì, sì. vittime sono diventati purtroppo dei numeri da far crescere tutti i giorni. Adesso siamo arrivati oggi a 375 morti, parliamo dell'Abruzzo, ci sono stati altri 5 morti oggi, purtroppo però dietro queste vittime ci sono delle Delle storie, famiglie, sono degli storie e famiglie affetti, distrutte. sì, sono degli affetti, persone che non possono assistere il proprio familiare, non possono stare vicino alle persone care, un figlio che non può stare vicino a un padre o a una mamma, a un nonno, a una nonna che ti hanno dato la vita, che ti hanno Certo. dato tanti affetti, anche uno sguardo, una carezza, è evidente, tutti quanti siamo destinati a morire in un determinato tempo, però gli affetti Si delle nostre spera il più persone, tardi più tardi, e nelle possibile, migliori questo condizioni lo possibili, speriamo sì. tutti, ma sì, ma poi neanche la possibilità anche di poterli salutare con un funerale fino a qualche tempo Sì, no, consolarsi, abbiamo visto anche il perché, il blocco, le misure di blocco sono ottime, quello certo. che è successo a Campobasso con un funerale in cui si è avuto il Molise che aveva Con zero un casi, ha avuto la funerale reimpennata dei casi, Rom. sì, ha avuto la reimpennata dei casi, quindi è evidente che Purtroppo, adesso ci attenzione. arriviamo se lei ha paura, però volevo un attimo restare su questa prima fase di emergenza, poi sulla fase 2 ci arriveremo perché vorrei avere un suo parere anche su quello che potrebbe accadere, se teme magari un ritorno di un contagio, ma voi avete anche lavorato senza avere all'inizio i dispositivi di sicurezza. Quando parlo di dispositivi di sicurezza parlo di quelli minimi, ovviamente, quindi di guanti e mascherine.
guanti non era un problema, soprattutto le mascherine è stato un Quindi problema. mascherine che non si Sì, trovavano. che poi dobbiamo dire, mentre la mascherina chirurgica era abbastanza reperibile, io addirittura ho avuto un caso particolare, un paziente, gli ho curato i suoi suoceri, li seguivo, abitava anche un po' lontano da Teramo e nonostante le distanze, quando aveva bisogno andava, c'era un ottimo rapporto, quindi anche con i Ma voi familiari. andavate, cioè, quindi in questo periodo non avete smesso di fare le No, visite? abbiamo smesso, questo volevo dire, appena c'è stata questa emergenza, questo paziente è arrivato in ambulatorio, dottore, devo portare una cosa, mi ha portato dei pacchetti di mascherine FP2 e FP3 e delle mascherine, dice, dottore, queste io, con il mio lavoro noi le abbiamo, in ferramenta noi le compravamo, ne ha portato una decina di pezzi, me le ha portate e dice, perché col lavoro per voi è importante, cioè gli stessi pazienti erano preoccupati per la salute nostra, quindi purtroppo l'accesso a questi presidi era scarso, tenendo conto che lì purtroppo la prevenzione assoluta è quasi impossibile. Presidi minimi come perché vestirsi, eccetera, c'è bisogno anche dell'altra persona, la svestizione, come fai a Certo. operare? Poi noi nel nostro lavoro in ambulatorio, il telefono, la ricetta, la vista, la cosa, cioè non è che stai lì a fare metodicamente una cosa, fai solo quello, il medico ne fa diverse di cose. Ma Quindi voi però, non, ripeto, non avete proseguito a fare no, visite abbiamo bloccato domiciliari le perché domiciliari ovviamente. soltanto dove non c'era febbre, dove non c'erano casi, facendo aerare gli ambienti, portando, ecco, con le mascherine e i guanti, limitando il tempo e dopodiché c'è anche il terrore di riportare a casa i propri familiari, il Certo. terrore di essere veicolo di infezione, quello è un terrore per un medico, cioè io personalmente avrei avuto problemi enormi a sapere di aver infettato una persona, per me sarebbe distruttivo da un punto di vista. Avete lavorato molto col telefono perché poi Telefono fissate tantissimo le con internet, con la telefonate, anche perché ricettazione. doveva passare un po' tutto da voi Sì, tutto all'inizio. passa tutto, ma d'altronde l'ambulatorio del medico non funziona senza la presenza del medico. Il personale che lavora nell'ambulatorio non può fare nulla senza di noi. Quindi con la nostra presenza può svolgere attività. Prima, infatti, si doveva passare appunto per forza dal medico e poi andare eventualmente a essere ricoverati in Sì. ospedale, qualora ci fosse Sì, poi con l'attivazione del una gravità. 118, sì, col 118 quel caso specie. Casi gravi ne sono Sì, capitati? sono capitati gravi, anche soggetti giovani. Fortunatamente è andato tutto bene, è andato tutto bene perché adesso stanno bene, quindi è un discreto Sono numero stati di ricoverati, però. ricoverati, ottimamente seguiti, curati, però è stata lunga, dura. Cioè parliamo di ricoveri lunghi, cioè non è un'influenza. Non è neanche un virus che va via subito, perché No, poi persiste, questa poi incubazione di 15 giorni, però poi dopo permane, molti l'hanno permane, messo oltre un mese molti hanno messo per. oltre un mese, poi il paziente defedato, logicamente il virus continua ad albergare, è una situazione nuova, quindi noi ad oggi abbiamo informazioni, ma non le abbiamo tutte, abbiamo una parte di Ma lei che informazione. idea si è fatto questo virus? Che poi abbiamo letto di tutto. Sì, Noi, sì. insomma, non abbiamo le giuste conoscenze, ma non possiamo neanche farci un'idea, perché fondamentalmente poi si leggono cose più Allora, io disparate, al di là, insomma, di questo virus che stesso ho possa postato essere. qualcosa su WhatsApp, ma postato sia una notizia A che una notizia B, cioè sia il più che il meno, per dire c'è questa notizia e c'è questa smentita, cioè per informazione, perché la Certo, verità non la, penso che non la però sapremo lei è un mai. po' abituato anche a fare dietrologia, tra virgolette, visto sì, che si è però. occupato di acqua e quindi L'acqua è l'acqua un del Gran tasto, sì, l'acqua del Sasso. Gran Sasso è un Quindi vede tasto, analogie sì, tra quanto accaduto. un'analogia, purtroppo noi la situazione di pericolo che insita nel nostro acquifero è una situazione di pericolo che la gente non percepiva e io posso dire che con 2 anni, poco più di attività del Comitato, oggi a chiunque si chiede ne sa qualcosa, sono a corrente del pericolo reale. Un problema, una contaminazione dell'acqua importante porrebbe 700.000 persone senza acqua, una regione, praticamente quasi la totalità dell'Abruzzo in emergenza. E noi l'emergenza dell'acqua al confronto, certo, questa è un'emergenza, una pandemia, quella del coronavirus, ma quella dell'acqua per l'Abruzzo sarebbe molto più distruttiva del coronavirus, perché senza acqua una regione per non si sa quanto tempo, con un incidente possibile. Quindi avere messo a rischio un acquifero è veramente una cosa
di irresponsabili, diciamolo Comunque, per così. rimanere in argomento, buone notizie sono arrivate per Sì, per lei, l'acqua sono arrivate per buone notizie, l'acqua aspettiamo che nei si giorni traducano. scorsi Sì, con con il l'avvio del piano di procedimento. smaltimento delle sostanze tossiche, di quelle circa 2.300 tonnellate, con due esperimenti, con due sale che verranno Quindi è liberate. contento? Quindi questa cosa sono contento, sono molto contento. Per noi, come comitato, questo era il minimo possibile. Cioè, non sono a norma di legge, quindi non ci possono stare. Il mio possibile. Per gli altri esperimenti, si valuteranno. Anche con l'una non siamo molto d'accordo, è in avanzato stato, ci sono tutta una serie di irregolarità nel percorso autorizzativo anche per l'una. La sostanza radiogena all'interno dell'acqua, il contatto con l'acquifero, secondo noi non va bene. Dopodiché, l'aver impiantato quel laboratorio lì, assolutamente una cosa che non andava La sua fatta. battaglia epocale Sì, per perché non lei andava deve fatto. essere smantellato proprio il laboratorio. Perché allora noi se pensiamo a cosa si spende, che devo dire, in armamenti, perché non si possono realizzare condizioni similari a quello che stanno sotto al Gran Sasso in un altro posto, in una zona desertica? Secondo me si può realizzare tranquillamente, costa, ma il costo è relativo. I costi, di un laboratorio a ridosso di un acquifero e il rischio che si ha per la popolazione, è così elevato. E nello stesso tempo ingiustificabile. Senta, però il Covid-19 l'ha messa un po', diciamo, in cantina Sì, l'ha messa in questa cantina. battaglia, però adesso Sì, ma la battaglia era ricomincerà messa. con gli esposti, i Sì, ma ricorsi. noi abbiamo strutturato il nostro comitato, visioneremo sempre, lì è una struttura, vi sono delle persone che visionano sempre le carte che vengono prodotte, quindi i regimi autorizzativi li andremo a vedere, vedremo le valutazioni di impatto ambientale, vedremo tutto quello che sarà la sicurezza e andremo, ma non è una questione di dispetto, no, non ce l'abbiamo con nessuno, noi vogliamo semplicemente ritutelare l'acqua. L'acqua che si mangia, che è il bene fondamentale della vita. Io ho detto l'altro giorno, ho avuto occasione anche di ribadire, gli scienziati, a cui io non ho niente da contestare in quanto scienziati, alla scienza niente, nell'universo si va a cercare l'acqua, tracce di acqua. Noi ce l'abbiamo lì, lì c'è la vita, quella è la nostra vita, è un patrimonio unico e va tutelato prima di ogni altra cosa. Sì. Certo, torniamo al Covid-19, abbiamo detto quindi all'inizio questa mancanza di dispositivi, poi piano piano vi siete Sì, anche con l'ordine dei medici, approvvigionati magari con e poi avete continuato comunque continuiamo a a fare le visite in lavorare, urgenza, avete sì, ricominciato a fare le quelle visite urgenti, di urgenza lavoriamo in maniera e limitata, l'accesso limitato in ambulatorio senza far incontrare le ecco, persone. gli ambulatori che comunque hanno Noi, il continuato. nostro lavoro da convenzione, allora cosa succede? Sono Che noi. ripartiti per le urgenze, per le Sì, brevi e per le poi urgenze. adesso sono Quello è partiti l'ospedale, al. per l'ospedale. Allora, per l'ospedale, cosa succede? Che noi, l'attività del medico è quella a tutela della salute delle persone. Per quanto riguarda la ricettazione, l'abbiamo risolta per la ricettazione perché praticamente con questi sistemi elettronici, Certo. quindi mandando i codici o con la mail o con il programma che ha una password di accesso, si E toglie avete il problema. lavorato con le E farmacie? qui, no, no, con i pazienti, con le farmacie no, cioè la farmacia, noi non possiamo appoggiare la nostra ricetta a una farmacia, perché che succede? Se io appoggio la ricetta a una farmacia, lo posso fare se ti serve un farmaco, sei in No, con i emergenza, pazienti che il poi paziente comunque va in andavano farmacia, direttamente in esatto, perché in farmacia. emergenza posso chiamare per dire, chiamo la farmacia, che dice qual è la farmacia che ti è più vicina, chiamo la farmacia e dico guarda c'è Daniela che ha bisogno di questo Certo. farmaco, ti faccio arrivare la ricetta, se ce l'hai, non ce l'hai, quando è un'urgenza, ma questo è il rapporto medico-farmacista. Ma tutto finalizzato al paziente, noi non possiamo appoggiarci a una farmacia, non va bene, la ricettazione è in mano al medico in quanto compilazione, il paziente dispone della ricetta, la spedisce alla farmacia che meglio ritiene, di cui più si fida o che è più comoda, con i criteri che stanno a lui, questo è quanto riguarda. Per quanto riguarda questa ricettazione telematica, elettronica, noi eravamo già operativi da molto tempo, ci sono ancora alcuni settori dell'ospedale che non prendono la dematerializzata, la ricetta bianca, quindi hanno bisogno materialmente della ricetta rossa, alcuni farmaci che
hanno bisogno della rosa, però è limitato, stiamo ovviando, per esempio con la riabilitazione i presidi li mandiamo per via online, ricompiliamo i moduli e li mandiamo online, la stessa cosa con l'ADI, stiamo attivando con la collaborazione del dottor Cesi, stiamo attivando anche questo servizio e quindi si va per via telematica e poi si consegna in secondo tempo, cioè si cerca di ovviare, cioè il contatto col paziente per la burocrazia non ci deve stare, noi dobbiamo avere il contatto col Ma paziente per questo le ce lo visite. doveva dire il Covid-19, nel senso che potevamo partire anche prima Sì, però con... si RST perché l'ambulatorio del medico spesso diventa la sala d'attesa, la sala in cui si fa anche conversazione, in cui ci si ferma. Adesso i pazienti hanno percepito che l'ambulatorio del medico dove vi è l'affollamento non va bene, quindi Esatto. io personalmente penso che il nostro lavoro non debba più essere uguale a prima, nel senso che se chi legifera ci permette di ricettare in maniera adeguata al paziente cronico, quindi noi ricettiamo e lo convochiamo a scadenze periodiche, cioè l'ipertensione lo vediamo ogni 6 mesi, ogni anno, cioè il broncopneumopatico, il diabetico, questi pazienti li vediamo a scadenze, li forniamo di farmaci adeguati per un periodo di 3, 4, 6 mesi, li forniamo di farmaci in maniera adeguata per quel periodo, se ci sono dei cambi il paziente ci contatta e viene visto, altrimenti li controlliamo in maniera scaglionata, evitiamo che queste persone accedano ambulatorio in maniera inutile. La stessa cosa, la persona si dà l'accesso programmato e quindi con un paziente dentro, un altro in sala d'attesa, se c'è uno che deve fare la registrazione degli esami, quindi i pazienti ce ne saranno pochi in sala d'attesa, noi continueremo a lavorare e lavoreremo Ma questo bene. dovrebbe proprio riformarsi l'intera Ma piano medicina piano, ma penso del che territorio in questo modo. dipende da noi, dipende da come organizziamo il nostro lavoro, dipende soprattutto da noi, penso che questa sia una strada giusta. Noi in questo periodo non è che non abbiamo lavorato di più. Cioè nessuno di noi, io sono stato, ho gli orari di ambulatorio, sono stato sempre fisicamente in ambulatorio perché la convenzione prevede che io sia in ambulatorio e dopodiché ho dato, certamente se arrivava una persona con un'urgenza in ambulatorio, non è febbrile per una cosa che fa, non ci sta e ti suona, il Sì, c'è portone è stato anche chiuso. un mondo che non è stato solo E Covid-19 in certo, c'è questo sempre, quello periodo. permane sempre, quindi non dobbiamo Certo. non curare le persone. In emergenza si fa quello E che si può le fare. UCCP? L'UCCPA ha continuato a lavorare, regimi ridotti, ma ha continuato a lavorare, un presidio sanitario territoriale, il territorio sguarnito, Adesso sguarnito si in alcune regioni, parla sì, tanto di ma io, medicina territoriale, di finanziamenti sì. per la medicina Il territoriale. territorio è importantissimo perché non puoi avere un ospedale d'eccellenza e poi ti trovi col territorio sguarnito. Anche nel discorso, per esempio, che ho fatto qualche tempo fa, una settimana fa, in un'intervista che fece il dottor Migale, perché adesso poi c'è questa problematica che man mano che si ritornerà alla normalità, le liste d'attesa che non sono state azzerate rischiano di essere quintuplicate, sestuplicate, Si e riparte diventerà una cosa e impossibile da si riparte. gestire. Si dovrebbero riorganizzare gli spazi, si dovrebbe riorganizzare anche la tipologia degli ambulatori. Purtroppo è tutto Esistono. concentrato Dovremmo seguire i sugli protocolli. ospedali. Dovremmo seguire i protocolli. Se noi seguiamo i protocolli, se c'è l'accesso al medico non immediato per il minimo disturbo, se si Beh, fa. una tiratina d'orecchia forse a qualche medico pure è stata fatta dal dottor Migale, anche su queste ricette, tra Ma virgolette, guardi, io posso dire una cosa, sai improprie. cos'è? Che il medico sta sul territorio. Lanciare al medico una valanga di DPCM o di mail con allegate disposizioni, codici e codicilli è una cosa che il povero medico non è abituato, perché il medico si trova a trovare delle delibere praticamente, gli viene consegnato in cui c'è scritto visto, considerato, richiamato, preso atto, considerato e quant'altro, considera tutta una serie di cose che, inutili, di leggi, codici, codicini, leggi, leggine, Certo. circolare e quant'altro, alla fine ci sono le disposizioni, puoi segnare queste prestazioni. Benissimo, io ho il paziente che mi Il paziente lì davanti, la persona che sta male, che ha bisogno, a me va bene tutto, però se io il paziente ritengo che abbia necessità di una prestazione, io avoco il diritto di prescrivere che venga evasa. Dopodiché, se devo essere sanzionato, sanzionatemi, non fa niente, però io ho una persona lì davanti che se penso Che in sia scienza che urgente quella sia urgente, non prescrizione. posso stare dentro quei codici sempre. Allora, poi piuttosto che sommergere il medico che già sta lavorando di questi documenti, noi abbiamo un programma che è concordato anche con la ASL che sta all'interno delle UCCP.
Basta contattare la software house, i programmatori programmano, inseriscono nel programma le disposizioni, noi ci aggiorniamo continuamente perché abbiamo la linea internet, siamo aggiornati e prescriveremo le prestazioni seguendo. Non possiamo avere ogni giorno laurearci ogni giorno per materie in evoluzione continua. Cioè, ci evolvono in maniera continua, ogni giorno cambiano le cose. Cioè, Quindi non siete messi nella giusta condizione no, ma per non puoi. poter lavorare in Cioè, maniera che, serena. allora, il lavoro lo conosce chi lo fa, fondamentalmente. Certo. Purtroppo, chi sta dall'altra parte, non possiamo implementare le strutture Cioè burocratiche. non siete quelli Beh, che fanno la prescrizione facile, che no, ma non firmano, è che vero. Noi abbiamo scrivono, il che... paziente, ma se tu hai un paziente oncologico, come fai a non segnargli i farmaci? Mi dice il colesterolo o no? E perché? Se la persona si sta in denutrizione? Se c'è una situazione particolare, un malassorbimento, non può segnare il colesterolo? Sì, dice la norma ti dice quello. Va bene, ma io faccio il medico. Altrimenti mettiamo un computer. Mettiamo un vocale, il paziente parla col computer, il computer gli fa quello che dice il dirigente in quel modo. Cioè, noi nelle nostre strutture ASL va bene tutto, però il burocratese, noi non possiamo aumentare ogni giorno di burocrazie, creare delle unità che creano burocrazia. Il medico deve fare il medico. Cioè, la prescrizione, l'atto di prescrizione, già noi abbiamo note, noticine, quella è Certo, e una cosa indecente. poi lavorate anche in un discorso di empatia col No, ma paziente. c'è un rapporto di fiducia. Se io penso che Daniela possa avere un problema addominale, che a me adesso diciamo, facciamo un esempio, Che quella non persona. faccia parte delle 69 Ma oggi prescrizioni sono 69, ripetute. ma domani mattina diventeranno 50, Cioè... dopodomani diventeranno 80. Cioè, diventa una cosa indecente. Il medico non può stare dietro queste cose. Cioè, io stamattina lo dicevo anche dai colleghi, ma non è possibile fare una cosa del genere. Il buonsenso, sì, questa prestazione rientra, questa non rientra, ma non puoi fare. Tu non stai a parlare da dietro, lontano, c'è la persona lì davanti, c'è l'essere umano, c'è la vita, Certo. in cui certe volte anche una prestazione compassionevole ha un suo che può sembrare assurdo, non è secondo le norme. Ma che significa? Cioè, non è secondo le norme, ma non è possibile legiferare e Avete normare paura che tutto. vi arrivino dei controlli, visto che comunque No, no, paura no, ma un se, giro di guarda, vita è stato quasi, insomma, annunciato in questi controlli, giorni? che faccio i controlli, non è un problema. Se ho sbagliato, come nella mia vita, quando ho fatto gli errori, ho sempre pagato. Per quanto riguarda il mio lavoro, io ritengo in coscienza, di farlo in maniera onesta e di cercare per il bene del paziente. Se poi questo comporterà una sanzione, vediamo che sanzioni ci sono, cioè che cos'è, ma mettetemi nelle condizioni anche di operare. Non puoi pensare che ogni giorno mi tiri fuori un elenco di codici e codicini e io ogni giorno, come faccio a sapere le 69 prestazioni, per dire 70 o 100 che oggi sono, domani saranno 50, a mente devo studiare 70 prestazioni che rientrano, come faccio? Ho un computer, implementamelo lì con la software house, la metti e così almeno sono in grado di vedere. Dopodiché un canale ce l'ho. Dice, non puoi prescrivere questo esame. Per anni ci hanno detto che il paziente non deve andare al pronto soccorso. Tutto attivato per il territorio, per non affollare il pronto soccorso. No, questa non puoi farlo. Un torace non lo puoi chiedere. Un torace non è previsto nelle norme. Allora lo devi mandare al pronto soccorso. Va bene, che ti devo dire? Non c'è una linea di colloquio. Cioè non c'è una linea di unione per il medico di famiglia e il paziente centrale. Toglieteci note, codici e codicilli. Noi lo facciamo in scienza e coscienza e non stiamo a fare niente. Che dobbiamo fare? Mica sto captando un elettorato. Cioè, oggi i medici sono anche pochi. Quello del medico di famiglia è un ruolo che sta perdendo quota. Perché? Perché la catena burocratica si autoalimenta. Quindi creando unità burocratiche crei unità di spesa e crei di per sé, perché già costa un'unità, quell'unità che hai creato per fare quella cosa, e non solo quello, dopodiché ti costa perché ti crea delle norme, dei vincoli che vanno a caduta, complicano il lavoro, il medico deve pensare alle carte, non a fare il medico. Il giovane medico non vuole fare il medico di famiglia perché non farà il medico, ma deve stare a fare carte, non visitare il paziente, quindi lo stiamo denaturando. Torniamo a far sì che il medico faccia il medico, venga messo in quelle condizioni e
e non in altro. Io sono stato uno di quelli che per aprire l'UCP mi sono sperticato. L'11 aprile 2016, quando l'abbiamo aperto, è stata per me una battaglia, una vittoria incredibile. Un medico, due medici, 820 e due infermieri e personale segreteria a disposizione gratuite all'ASL. Sarò sempre grato all'ASL. È una struttura che dà prestazioni, È rimasta è aperta. Adesso rimasta aperta, continua a funzionare e ci risolve tanti problemi. è tornata un po', sta ritornando un po' al Sì, regime. adesso piano piano torna Piano al regime col piano. Covid, addirittura adesso il nostro personale, il personale infermieristico, fa anche il triage per la struttura di circonvallazione d'Ragusa. Il personale infermieristico va un po' in affanno, vedremo se dovremo aumentare un'unità, se continuerà così, di aumentare Fatto un'unità già la perché richiesta? Aggiriamo c'è questa cosa, vediamo anche compatibilmente con i mezzi dell'ASL. a Digiosia. Vabbè, ma il direttore generale, ripeto, quando ha risolto un sacco di problemi dell'UCP e gli sarò sempre grato, Un veramente po', per. diciamo, questo periodo, un po' così per il Ma manager, facente funzioni, situazione non un po' semplice, sotto l'occhio del non ciclone. semplice, però è stato sempre presente. Io l'ho visto sempre Come presente e giudica il suo disponibile. Ma operato? diciamo, qualcuno può dire si poteva fare meglio. Sicuramente si poteva fare molto peggio. Era molto più facile fare peggio e molto più difficile fare meglio. Io non sono in grado di giudicare in maniera particolare il lavoro di un direttore generale facente funzionario, non sono in grado perché non ho le competenze per poter dire. Io posso vedere una parte quando c'è stato bisogno, quando ho chiesto, l'ho visto disponibile, non ho Operativo. veramente operativo, disponibile, ha sempre ricevuto, ha sempre ascoltato e non è una cosa. Certo, poi deve decidere. I mezzi sono i mezzi, non è che una cosa, non è che un direttore generale ti può risolvere tutte le problematiche. Fare un ragionamento semplice, io sono un medico convenzionato, in ambulatorio Beh, sto io. certo, l'ASL. Non è che le norme mi possono. Certamente se la ASL mi dà delle norme, come in questo caso, ogni giorno mi produce codici, codicini, elenco di prestazioni, eccetera, mi rende il lavoro impossibile. Non è questo il sistema. Il medico non è il nemico, non va non inquadrato, cioè non è un soldato. Cioè, non è quello, il medico ha anche una sua mente, deve ragionare, deve avere la mente libera, deve pensare alla diagnosi, deve pensare al paziente. Quando si fa una ricettazione si tiene conto di tante cose, situazione familiare, psicologica, un esame, dice quell'esame non era urgente, per quel paziente che ha quella particolare situazione è urgente. Per noi, conoscendo quel paziente, il paziente può avere un attacco di ansia perché non riesce a fare una prestazione, perché tu in quel momento è curativo anche se non è normato. Ci sono situazioni molto, molto particolari. Noi prima avevamo, nei nostri ambulatori di medicina generale, avevamo il CUP, il centro di prenotazione, che poi ci fu tolto. Il centro di prenotazione all'interno di un ambulatorio di medicina generale è un presidio è un'opzione estremamente valida, perché se io ho Giovanni davanti a me che deve fare una risonanza alla schiena, io posso cercare col CUP la prenotazione differita, posso, in base alle esigenze del paziente possiamo trovare la prenotazione che si confà a suo caso all'interno delle norme che mi vengono date già dal computer, che mi dice le varie diagnosi più o meno, lasciando un minimo diaggio al medico di poter anche uscire fuori da quei binari stretti. Cioè, io non vado contro la ASL, né posso andare contro il paziente. Cioè è evidente che il primo Cioè, momento è il paziente, la salute, ci vuole dopodiché un equilibrio, abbiamo un detto, non è che vi equilibrio. divertite a No, prescrivere tanto per ma prescrivere perché perché il cosa? paziente Certo dice, dottore, dottore, che assolutamente se devi il paziente prescrivere. va a. Ma se io non sono in grado di fare una diagnosi, per dire, non sono stato in grado per vari motivi, invio il paziente a un consulto specialistico. E lo specialista mi rimanda indietro delle prescrizioni, sia terapeutiche, farmacologiche, e degli accertamenti. Io non è che posso mettermi a fare il fuoriclasse, questo farmaco sì, questa prestazione sì, questa no. Il farmaco non lo do se è controindicato per il paziente. La prestazione specialistica che mi ha chiesto lo specialista, gliela devo fornire, la devo fare e devo mettere in Certo. condizione il collega a cui ho affidato un paziente di arrivare a una diagnosi. Dottor Castelli, questa fase 2 che è iniziata, tra poco forse arriveremo anche alla fase 3, se Dio vuole, come la giudica, come la sta vivendo? Intanto oggi abbiamo avuto anche un'altra giornata con zero casi, come ieri o ieri forse c'era stato un caso. Comunque diciamo che negli ultimi giorni la ASL avrà avuto 5-6 casi, 6 casi credo in Sono totale. ottimista, io sono molto ottimista, Diciamo questa una fase situazione che è 2. migliorata Sì. tantissimo. Non solo in provincia di Teramo, permane una situazione del nord Italia difficile, soprattutto della Lombardia, però adesso sono stati anche riaperti
sono state riaperte le aziende, le attività produttive, gli spostamenti. All'interno delle Dalla aziende, settimana sì. prossima ripartiranno le attività al dettaglio, insomma, Si va verso una riapertura. si va verso la Certamente riapertura, qualche caso in potremmo più, qualche caso avere. in più ci È possiamo aspettare. preoccupato. Non sono preoccupato. Quello che dico, che raccomando ai pazienti, alle persone, certamente che la gente deve andare a lavorare, certamente che chi ha bisogno di fare degli accertamenti deve farli, non è che nega nessuno. Manteniamo l'allerta, manteniamo ancora un'attività ridotta nell'evitabile. Gli spostamenti che si possono evitare, evitiamoli. Gli accertamenti differibili non facciamoli, facciamo solo il necessario. Dovremmo farlo ancora a lungo. Io più che alla fase 2 sto pensando alla fase 3 già. Perché la fase 3? Perché è evidente che con l'estate si andrà verso un miglioramento, un decadimento. Anche io, per esempio, nelle zone di mare sono estremamente ottimista perché penso che col mare il virus non vada in proliferazione massiva come prima, Ma neanche, certamente, cioè, perché nella ma anche con gli regione assembramenti potremmo molto di tornare. meno, cercheremo di farle molto di meno, soprattutto perché in una regione dove i casi sono pochi, dove il turismo da fuori non c'è, quindi con un turismo locale, nella regione dove i casi sono pochi è evidente che la diffusione è anche ridotta, utilizzando le cautele, le distanze, eccetera. Dovremmo utilizzare ancora le mascherine. Beh, le mascherine sì, ma io dico le mascherine dobbiamo utilizzarle a lungo fino alla prossima, aspettare la prossima epidemia Ecco, che influenzale. E succederà? io sono, Noi sono. dovremmo utilizzare le mascherine almeno tutta l'estate, poi Ma no, arriverà. anche l'autunno, non solo l'estate, anche l'autunno Quindi ci stai avanzato. dicendo anche a Secondo, io dico settembre, secondo me, ottobre probabilmente sì. ci faranno utilizzare ancora le Ma mascherine. Che io alle. succederà? Poi arriverà Perché? l'influenza. Perché arriverà il vaccino, arriverà il vaccino per l'influenza. Ma non avremo il vaccino per il No, non è vero. Covid-19. Però noi manterremo le misure, mantenendo le misure, l'influenza tra vaccino e misura non si diffonderà, potremo avere un recupero di PIL con le giornate lavorative non perse per l'influenza, quindi se siamo intelligenti, se facciamo qualche sacrificio, il nostro paese potrà giovarsene perché non avremo il Ma calo questa seconda ondata arriverà, cioè, In assoluto nessuno lo può, tutti non dicono. sappiamo, ci potrebbe stare, però mantenendo il turismo dentro le regioni, mantenendo i presidi, penso che si possa andare in Abruzzo a casi zero, si può andare ragionevolmente in estate proprio in maniera molto ragionevole. Con l'assenza del virus in Abruzzo, Insomma, mantenendo ce ne le libereremo tra un anno se tutto va misure, sì, bene. Poi molti ricordano la spagnola quelle degli anni che 20, sì. ci vollero 2 anni, Però 3 anni. dobbiamo mantenere, le misure il più a lungo possibile. L'accesso alle strutture mediche, farlo se necessario, farlo scaglionato. Le visite ambulatoriali, personalmente con i miei pazienti, oltre le urgenze, in cui lascerò dei buchi in ogni caso, però le visite le farò Sempre, su sempre su appuntamento, appuntamento. evitando gli assembramenti, anche per tutelare il Quindi personale. Cioè, continuerà ad essere così anche sì, per sempre diversi mesi. disponibili, al telefono disponibile sempre. Siamo stati noi medici famiglia, siamo stati disponibili sempre, cioè non ci hanno trovato, abbiamo avuto difficoltà, però noi capiamo le difficoltà anche che ha avuto il 118, che ha avuto l'ospedale. Non è che noi siamo dentro, sappiamo le difficoltà che si hanno. Così come No, ma è. all'inizio molti chiamavano il 118, Sì, non sì, i numeri dedicati, né i medici di sì. Sì, famiglia, ma perché vabbè, era non è la prima facile. cosa da fare, era Sì, chiamare il non è facile. Noi, 118. io ho attivato il 118 quando c'è stata la necessità. Allora, una visita in sicurezza con i presidi completi per il medico di famiglia è quasi impossibile. Cioè, si può fare una visita con delle cautele, cioè la mascherina FP2, i guanti, la visiera, il camice, però l'assoluto si riesce a fare soltanto nei reparti dedicati, dove il personale fa quello, viene Certo. vestito e svestito, perché è estremamente difficoltoso fare una visita. Infatti sono state attivate le USCA, le unità di continuità speciale, di continuità assistenziale, per fare le visite ai Covid e sospetti Per i Covid. positivi, No, ma anche per i anche per i sospetti, sospetti, per le perché famiglie. diminuendo i positivi rimarranno in essere, quindi faranno quelle domiciliari sospette. Perché? Perché loro con una vestizione dedicata riescono a farlo e sono un po' più. Noi cerchiamo di avere il paziente non febbrile, poi si cerca di fare il meglio possibile con il numero di casi molto basso, ragionevolmente si starà fuori e bene. Beh, Sono ottimista, poi questa è siamo la cosa. contenti. Sì, siamo contenti. Il lavoro nostro cambia, speriamo di avere meno lacci burocratici. Ecco, sulle Meno lacci prescrizioni. burocratici. Sì, ma senza. Penso di aver detto le cose senza peli sulla lingua, non Questo lo è. riportiamo al dottor Migane. Sì, non è una Fa cosa, ma sono sicuro. meno lacci burocratici. Ma no, ma guardi, è inutile mandare al medico elenchi continuamente.
Mandare mail al medico di medicina generale con l'elenco di prestazioni, sì, no, questo, ni, è una cosa assolutamente distruttiva che non si riesce neanche a leggere. Cioè, posso tenere io che devo fare? Cioè, ho il paziente, devo tenere a memoria quelle prestazioni che posso fare. Cioè, è brutto, cioè, è veramente riduttivo. Questo Cioè, è il suo discorso, è giusto, dall'altra c'è il discorso che abbiamo detto qua adesso, cosa succederà con queste liste d'attesa, che credo cos'è? che Piano piano ripartiamo. È un periodo sarà un difficilissimo. momento La gente difficile da è comprensiva. Perché devo dire, gestire. noi le liste d'attesa, gli esami faremo mano a mano. Certamente non rimetteremo in Ci vorrà molta prenotazione. pazienza. Molta pazienza da parte nostra. Certamente con un CUP nelle mani, col centro di prenotazione nelle mani del medico di famiglia, noi saremo in grado di shiftare molti problemi. Perché le persone, il mio paziente che deve fare il Doppler delle carotidi o lo screening dell'aorta addominale, io so il paziente qual era l'esame precedente e so quanto posso aspettare per, se ho dei sospetti, mi tengo delle urgenze da poter fare senza lacci o senza cappi al collo o spade di Damocle, perché se io devo prescrivere un esame, ritengo come medico di farlo, io prescrivo l'esame, dopodiché domani, sanzione, denuncia, pecuniaria, non fa niente, intanto io ho il paziente, ho quella persona, perché domani se quella persona avrà un problema, il dottor Migale mi dirà, ma io mi ti ho detto di non curarlo. Cioè, non è una cosa, non, in effetti non ce lo dice, non è che ce lo dice. Ha detto tutto, grazie dottor Castelli, grazie per Grazie questa chiacchierata, a lei. abbiamo Speriamo di anche portare a casa, io ripeto, sì, col sollecitato anche comitato, l'ASL, sì. abbiamo sollecitato in No, tal senso. l'ASL, noi vogliamo, il comitato vuole bene all'ASL. Io quando mi sono rivolto, ecco, ha aperto l'UCCP, ha dato le risorse economiche, sarò sempre grato all'ASL perché ritengo l'UCCP di Teramo un presidio fondamentale, territoriale, fondamentale per la salute dei cittadini. C'è stato un momento di crisi, brillantemente risolto grazie all'apporto dell'attuale direttore generale facendo funzione, dopodiché il comitato ha preso a cuore l'acqua, la nostra acqua, l'acqua del Gran Sasso. A distanza, al primo anno abbiamo portato a casa il risultato dell'UCCP. Adesso abbiamo festeggiato il secondo compleanno, il 15 marzo, e a breve distanza anche l'allontanamento delle sostanze tossiche pare realizzarsi. È il primo passo minimo, per la sicurezza dell'acqua. Siamo estremamente contenti. Quindi, Nonostante il Covid-19, tutto tutto sommato, sommato, cioè, siamo è stato un contenti. anno buono, nonostante il Covid. Grazie del suo ottimismo, Enzo Castelli, grazie dottore. E noi ci ritroveremo invece per un altro appuntamento con Dentro la Notizia. Arrivederci.